Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia. Oggi parleremo del pincher nano, un cane piccolo ma con tanto carattere. La razza nacque in Germania a partire dall'incrocio fra il pincher tedesco, il levriero italiano e il bassotto. Date le somiglianze per quanto riguarda l'aspetto fisico, molti pensano che i pincher nani siano dei Doberman in miniatura, ma non è così. Anche se entrambe le razze hanno degli antenati in comune, il pincher è nato molto prima del Doberman. Il pincher nano è un cane piccolo, compatto e dal profilo quadrato. Misura tra i 25 e i 30 cm algarrese e pesa tra i 4 e i 6 kg. Ha il pelo corto, fitto e lucido e può essere tutto un colore oppure nero e fulvo. I pincher nani sono molto attivi, curiosi e impazienti. Pur essendo piccoli, hanno un buon temperamento e un carattere ben definito. Sono molto attaccati ai padroni, mentre si mostrano diffidenti nei confronti degli sconosciuti. La socializzazione del cane dipende molto dal carattere del cane, non dimenticarlo. Il pincher nano è molto attivo e vivace, perfetto per famiglie dinamiche e che hanno voglia di condividere diverse esperienze all'aria aperta con il proprio amico a quattro zampe. Accudire un pincher nano non è difficile, poiché deve essere pettinato solo una volta a settimana e lavato solo quando è davvero sporco. Per quanto riguarda l'attività fisica, è molto importante fargli fare esercizi di diverso tipo tutti i giorni, includendo anche giochi e attività che ti coinvolgano. Non dimenticare la stimolazione mentale mediante giochi di attivazione mentale e assicurati di fargli fare nuove esperienze stimolanti. Fagli fare 2-3 passeggiate al giorno. Affinché un pincher nano sia socievole e non mostri problemi comportamentali, dovrai farlo socializzare sin da cucciolo, sia con le persone che con altri animali e oggetti di uso quotidiano. È un aspetto molto importante per avere un cane socievole con tutte le persone, cani e altri animali che incontrerà nel corso della sua vita. Addestralo con il rinforzo positivo e non usare metodi violenti. Insegnagli i comandi di obbedienza di base e faglieli ripassare regolarmente, per evitare che li dimentichi. Addestrare un cane contribuisce al suo sviluppo mentale e a mantenerlo attivo. Inoltre ti permetterà di rafforzare il vostro legame. L'ubbidienza è fondamentale per la vostra sicurezza. In generale il pincher nano è un cane sano, ma è particolarmente predisposto a soffrire di atrofia progressiva della retina o lussazione della rotula. Bisogna prestare molta attenzione all'alimentazione, perché è un cane che tende a soffrire di obesità. Per assicurarti che sia sempre bene riconoscere in tempo eventuali malattie, portalo dal veterinario ogni 6 o 12 mesi e rispetta il calendario delle vaccinazioni. Non dimenticare trattamenti antiparassitari interni ed esterni. Per quanto riguarda il pincher nano è tutto. Se ti è piaciuto il video metti like, commenta per raccontarci la tua esperienza con un pincher nano e iscriviti al canale. Alla prossima!